già crede ascoltando potrà forse meglio pregare. Chi non crede vorrei che sua amica mi sappia pensare. Un'amica che cerca Gesù e lo chiama Signore. Se nel mondo si fa dell'avere la felicità, noi credenti che non siamo segno di autenticità, tanta gente che spende la vita per meschinità, dentro me una voce si alza e protesta si fa. È tempo di avere speranza, è ora di fraternità, è tempo di amore e di sincerità, in un mondo che amare non sa. È tempo di amore e di sincerità, in un mondo che amare non sa. Chiedo una preghiera per questi ragazzi della vostra età che sono stati presi nei gruppi armati, ragazzi come voi che sono stati presi per diventare soldati. Allora stiamo cercando di aiutarli, ma loro hanno visto uccidere e hanno ucciso. Allora c'è un ragazzo che ancora non riusciamo, perché dopo che hanno ucciso hanno tagliato la testa e poi l'hanno obbligato lui di mettere in un sacchetto come della spesa e portare questa testa da un'altra parte. E poi io ho visto cose, oggi è la festa della donna, mi sento il cuore spezzare. Questi aggressori, arrivati in un villaggio, hanno fatto mettere in fila tutte le donne incinte. Lei parlava della maternità, eccellenza. Io non so chi mi dà il coraggio adesso di dire questo. Quindi hanno fatto mettere in fila e col macete hanno spaccato la pancia e tirato fuori tutto quello che c'era. La maternità umiliata, disprezzata. Non so cosa dire. Ecco, questo non lo volevo nemmeno dire perché i ragazzi poi si scioccano.